Emanuela, la prima domanda che ti faccio è una domanda di Fabrizio Faraco, che è la Sì. seguente. Sui big data a fini aziendali è quasi tutto chiaro, ma con app che in futuro interagiranno in automatico mentre ci muoviamo, che quindi acquisiranno molti dati, dove verranno stoccati e da chi e come potremmo beneficiarne? Beh, in realtà, per quello che è la mia esperienza, che ho visto anche qualche mese fa all'MIT, in effetti loro hanno già dei progetti in questo senso, cioè loro di già riescono a costruire, a ricavare dati sostanzialmente da reti mobile, quindi attraverso la rilevazione via sensori, eccetera, e di fatto attraverso quei dati riuscire per esempio anche a fare attività di pubblica utilità, ma anche proprio banale. Quindi per esempio cioè, con il progetto Sensible City, loro hanno un sottoprogetto che si chiama CityCab, che di fatto ti aiuta a trovare il taxi nel modo più efficiente possibile, suggerendoti il miglior angolo a cui chiederlo a New York. Lo fanno esattamente basandosi sui dati e le triangolazioni provenienti da, diciamo, dai vari dispositivi mobile, piuttosto che sistemi più complessi e ricerche più complesse che hanno svolto soprattutto all'interno del gruppo Human Dynamics, sempre all'MIT, che di fatto mirano esattamente a raccogliere varie tipologie di dati in quel caso, e di fatto a stoccarle, se non altro perché, almeno una delle obiezioni che gli feci all'epoca, riescono, diciamo, hanno una policy per cui di fatto è legale, in alcuni casi, ovviamente dietro richiesta espressa di autorizzazioni, poter mantenere questi dati, perché secondo me il problema non è tanto nel sono tanti dove me li metto, quanto piuttosto: caspita, ma li potrò mantenere molti di quei dati lì? Tutto sommato non invadono la privacy degli utenti, eccetera. Invece loro questo problema, che da noi è un attimino più complicato da risolvere, invece l'hanno risolto attraverso tutto un sistema di policy varie, e già sono riusciti a mettere in carreggiata attraverso questa immensa mole di dati una serie di servizi utili effettivamente. Chiaramente entrando in questo argomento poi si va a finire per parlare ovviamente anche di smart city, no? Infatti. E quindi giusto per dare un'infarinatura così, mi sapresti dare un esempio della cosa più all'avanguardia che adesso si fa proprio come utilizzo di dati per rendere le città più vivibili, diciamo? Oddio, un solo esempio? Se ne hai più di Beh, uno, allora, ancora meglio. sostanzialmente, non mi ricordo adesso il nome esatto del progetto, l'hanno sviluppato comunque sempre lì all'MIT. Grazie soprattutto alla nostra italianissima consapevolezza, però lati a parte. Il punto è che tra i vari progetti loro ne hanno alcuni che gestiscono in modo intelligente i flussi di traffico, quindi non solo in termini proprio di traffico, nel senso di miglioriamo la viabilità cittadina, ma anche a livello proprio di efficienza in generale, ricostruzione, quindi in qualche modo non solo gestire l'esistente nel modo più efficace e più efficiente possibile, ma soprattutto poter strutturare meglio dei piani che già esistono, quindi magari legati alla circolazione piuttosto che non all'urbanistica. In qualche modo riuscire a gestire meglio questo genere di traffici significa anche dare l'opportunità di vivere in modo diverso le città e di riuscire a strutturarle meglio. Non so se è perché vivo a Roma, ma questa è in assoluto una delle cose che mi piacciono di più a livello di tipologia di impieghi, però effettivamente ce ne sono davvero, davvero parecchi, devo dire. Allora, a questo punto passo alla seconda domanda, che invece è di Fabio Lalli, che chiede: qual è secondo te l'importanza del networking oggi? Beh, è essenziale perché, cioè, almeno dal mio punto di vista, posso dirti che fondamentalmente, al di là dell'impegno che possa averci messo nell'arrivare fin qua, l'ho sempre detto, una cosa che non ho mai negato. Però se effettivamente sono dove sono, è anche grazie al fatto che attraverso la rete sono riuscita a dare visibilità a tutta una serie di mie attività e soprattutto a portarla avanti grazie ai nuovi contatti che sono riuscita a stabilire online. Quindi è essenziale nella misura in cui riesci a davvero a farla funzionare come una rete, quindi in qualche modo a concepirti e concepire le relazioni esattamente come letteralmente come se tu fossi un nodo all'interno di un sistema di relazioni, quindi in qualche modo con la consapevolezza che è bello riuscire a trovare altri nodi, è bello stabilire un contatto, ma per essere davvero efficace la rete deve essere biunivoca, quindi in qualche modo portando anche avanti questo genere di relazione, e Fabio lo sa benissimo, riuscendo anche,
di tanto in tanto a farla atterrare in modo propriamente reale, soprattutto quando, ripeto, davvero riesci a stabilire dei rapporti che magari toccano gli ambiti di tuo interesse piuttosto che i tuoi ambiti lavorativi, quelli comunque su cui magari fai ricerca o che ti interessano, e lì hai davvero la possibilità di parlare con persone che normalmente non avresti raggiunto. Quindi diventa essenziale. Poi, dal mio punto di vista, e anche questo è un tema che più volte ho ribadito, credo, forse ancora ingenuamente, nel valore della rete come collaborazione, quindi sostanzialmente networking anche in un senso più ampio che poi tocca il grande tema dell'intelligenza collettiva, le potenzialità legate alla collaborazione con gli altri, quindi in qualche modo l'idea non tanto che ci interessa arrivare per primi alle cose, che è davvero un modo di pensare, dal mio punto di vista, pre-internet, se vogliamo proprio rapportarla agli ultimi anni pre-social, quanto piuttosto pensare insieme che è veramente tutto un altro modo di fare e di fare insieme, e arriva a tutt'altro approdo, senza dubbio. Perfetto, allora passo all'altra domanda di Fabio, Sì. che è: qual è la tua visione di social TV? Beh, allora, in realtà la sensazione che ne ho, ma non da adesso, è una cosa che dico già dall'anno scorso, è che ci sia un po' di confusione. Cioè, molti prendono questo termine social TV come se fosse una specie di termine ombrello, no? E allora basta che c'hai tipo un programma TV, poi apri account Twitter piuttosto che quello Facebook del programma. Figo, abbiamo fatto social TV, è finita là, evviva, perché interagiamo con gli utenti. Non è vero, secondo me la questione è un po' più complessa. Quindi, da un lato, tocca sicuramente tutta una questione che è di hardware in senso vero e proprio, quindi immagino o faccio comunque riferimento a tutto il macro tema delle smart TV, delle connected TV e delle potenzialità che vengono con queste. Soprattutto c'è chi, come Samsung, ci sta lavorando fortissimamente anche all'integrazione con i social, anche in una prospettiva proprio di integrazione con i programmi. Dall'altra parte ci sono tutta una serie di software nel senso più ampio del termine, quindi a partire da piattaforme online a finire con applicazioni mobile che in qualche modo consentono agli utenti di interagire intorno a un determinato programma, quindi con la TV ma anche con gli altri utenti, quindi in qualche modo costituiscono una sorta di collaterale di, non mi piace il termine second screen, quindi lo sto evitando in tutti i modi, perché secondo me non è appropriato, nel senso alla fine è davvero un'integrazione più con una cosa che viene dopo, non è un secondo come un collaterale, ma una cosa che sta insieme, quindi non ci vedo un ordine di priorità. Però lavorano, molte di queste app lavorano esattamente in quella direzione, idem per le piattaforme mobile. Poi c'è un altro ibrido ancora, quindi tutti quei casi in cui di fatto abbiamo dei dispositivi che, ad esempio, mi offrono uno streaming e contemporaneamente l'aggregazione di vari flussi, oppure associano a questa aggregazione anche dinamiche di gamification. Questo funziona benissimo, ad esempio, nello sport. Funcake è un'app che è nata esattamente per fare quello, quindi per premiare gli utenti più attivi che parlano di sport. Quindi immagino, insomma, ci saranno davvero un po' di sviluppi rilevanti. Twitter al momento, tra tutti i canali, mi sembra essere quello che la fa più da padrone. Vediamo come va adesso, perché Facebook evidentemente ha fatto un po' di accordi anche con CNN, scusa, con NBC piuttosto che con CNN per le Olimpiadi con la prima, per le elezioni americane a novembre con l'altra, per riuscire a fare un po' da hub e punto di riferimento delle conversazioni, vendendo anche poi il Facebook Talk Meter, che in qualche modo dovrebbe misurare il buzz che al momento, sinceramente, si sviluppa principalmente su Twitter. Quindi vediamo un po' un fenomeno complesso, diciamo. Infatti, quello che hai detto mi porta all'altra domanda di Fabio, che è: qual è secondo te l'importanza delle tecnologie integrate nei dispositivi Apple TV, Smart TV e Android come facilitatori di fruizione del contenuto? E allora, dipende dal tipo di fruizione che ti consente di avere, perché se stiamo parlando soltanto di possibilità di fruire del contenuto video, beh, oddio, è essenziale nei limiti in cui ti può interessare vedere, io lo faccio, quindi vedere un contenuto audiovisivo sul tuo iPad piuttosto che anche sulla tua TV o anche, per dire, su un altro, su un telefonino, su un Android, su un Samsung, insomma.
Però dall'altra parte, il fatto che io riesca ad avere integrato insieme a quel flusso anche in qualche modo il mio streaming sociale, che sia poi Twitter piuttosto che il Facebook Wall, eccetera, io sono fortemente convinta che sia una, diciamo, un'opzione che deve essere un'opzione per l'appunto. Cioè, siccome nel futuro non mi immagino, francamente, che molti utenti, penso a chi adesso è una generazione prima di me, ma piuttosto anche a gente che non vuole essere disturbata mentre sta vedendo qualcosa in TV, in qualche modo devono avere la possibilità di spegnere la finestrella di Twitter che gli sta accanto e non essere stressati da quel contenuto, ma piuttosto che da quello è da qualunque altro contenuto aggiuntivo che ti espande la narrazione, quindi schede legate magari ai personaggi che stai vedendo, piuttosto che approfondimenti, come nel caso dei sideshows. Miso ovviamente lo fa sulla sua app, che in qualche modo è un oggetto diverso dalla TV o dal computer su cui mi sto vedendo, magari in quel momento True Blood, per dire. Però supponi che mai lo integrino, francamente non credo che sia una mossa vincente mantenere le due cose necessariamente unite, quanto piuttosto dare l'opportunità di dire sì, fammi vedere quella roba, se voglio vedo anche lo streaming di conversazioni che sono associate a quelle, contenuti premium, se no, per favore, anche Chiarissimo. Allora, ti faccio un'altra domanda, che invece è di Giovanni Scrofani, sì. che chiede: qual è secondo te il ruolo della social TV in politica? È solo un aprire il microfono o un nuovo modo di fare democrazia partecipativa? Io spero la seconda, nel senso che la sensazione che ne ho è che molti politici, ma Giovanni lo sa bene, insomma, da grande conoscitore di Twitter qual è, o fanno un cattivo uso di Twitter, perché ancora secondo me non hanno capito come funziona, e mi sembra abbastanza evidente, oppure purtroppo lo vedono come l'ennesimo canale in cui trovare visibilità. Evidentemente è un canale di dialogo, evidentemente forse manca una comprensione delle potenzialità con cui potrebbe essere ben usato. In quel senso, riuscire a pensare a qualcosa che sia che in qualche modo impatti l'ambito social TV, quindi anche banalmente, però sto facendo l'ipotesi più semplice di tutte, perfino un'applicazione che in qualche modo mi concentri tutte le conversazioni, metti per le elezioni politiche 2013, ma che riesca in qualche modo ad aggregarle e a costituire un canale di dialogo, quindi ad esempio a dare visibilità agli account dei singoli politici e in qualche modo riuscire a magari anche fisicamente a farli vedere. Quindi la formula come è stata in America quella di lanciata da Comedy Central con degli attori, che era si chiamava Roast, Social Roast, sostanzialmente era un programma in cui loro mettevano. Era costruito praticamente via Twitter, nel senso che c'era l'attore di turno piuttosto che l'artista, piuttosto che lo sportivo, la gente mandava le sue domande via Twitter e live, ovviamente venivano raccolte prima. È un po' un intervistato versione più ampia, perché se lo racconto mi rendo conto delle analogie. Però sostanzialmente cosa succedeva? Che da un lato c'era tutto un flusso di domande e di temi che erano usciti prima, dall'altra parte c'era una discussione live su quei temi e un'interazione che ha continuato ad alimentare il discorso. Ora, sinceramente, capisco che magari richiede un effort, magari richiede un filtro di mezzo, perché immagino che organizzare una cosa del genere in Italia significa che arriva l'impossibile, gli insulti anche. Quindi va bene una sorta di microselezione, però sarebbe davvero un esperimento fantastico. In qualche modo, se si riuscisse, oltre che a confrontarsi, a parlare direttamente con un politico, a raccogliere in modo significativo le idee, allora sì, almeno speriamo ci avvicineremo un pochettino a quell'idea in fondo di democrazia partecipativa che Giovanni auspicava. Ma considerate le virtù visionarie di Giovanni, sinceramente penso che se lo dice lui abbiamo speranze, quindi mi auguro davvero che sia così.